L'antico rione Nuorese di Seuna ha rinnovato la sua devozione nei confronti di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori e dei braccianti, promuovendo un ricco programma di eventi laici e religiosi che hanno coinvolto non solo la popolazione del rione che si dipana attorno all'antico santuario di Nostra Signora delle Grazie, ma tutta la comunità nuorese, profondamente legata a questo santo spagnolo, patrono di coloro che per secoli con fatica e sudore hanno assicurato e assicurano alle proprie famiglie e alla comunità risorse alimentari frutto del lavoro della terra. I festeggiamenti sono stati promossi dal comitato presieduto dalla prioressa Daniela Selis, prima donna a ricoprire questo importante incarico dopo la reintroduzione della festa qualche anno fa. Ieri pomeriggio si è celebrata la processione in onore del santo, col simulacro di Sant'Isidoro che è trasportato su un carro trainato da un gioco di buoi attraversato le vie del rione, liturgia che quest'anno è stata celebrata nel nuovo santuario delle Grazie perché l'antico edificio è sottoposto a dei lavori. La prioressa, accompagnata da un gruppo di donne e uomini in costume tradizionale nuorese, ha partecipato alla processione officiata dal parroco padre Giuseppe Magliani. Un momento di grande intensità e devozione nei confronti di quello che per gli abitanti Seuna era un punto di riferimento nelle quotidiane attività nei campi. Seuna infatti è il rione del Sol Masaios, in cui le attività agricole fino a qualche decennio fa impegnavano gran parte dei residenti. Oggi le cose sono cambiate, ma il filo che lega i suoi abitanti e i loro discendenti non si è mai spezzato. Anzi, in questi anni in cui sono ripresi i festeggiamenti in onore di Sant'Isidoro, questa trama si è estesa e ormai la festa religiosa e quella civile sono un momento atteso da tutto il rione per riannodare rapporti che spesso a causa della frenesia della vita moderna non si riesce a coltivare. E questo è il miracolo moderno di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori.